Arrivare e vedere il riflesso del sole sul lago ti dà la pace, ti senti proprio in pace con te stesso ed è bellissimo. È libertà, è il momento in cui salgo qui sopra e mi sento libero da ogni restrizione. Come in una fiaba, uno spettacolo a 1150 metri di altezza nel comune di Bagnoli Irpino. Incanta il viaggiatore attraverso le stagioni, catturando lo sguardo anche di chi su quell'altopiano ci vive o ci lavora. Come pellegrini in cammino fino a quel santuario della natura sorto sui Monti Picentini che è l'altopiano del Lago Laceno. Siamo appunto al Belvedere, così chiamato, perché potete ammirare da voi lo spettacolo che si può ammirare da questo punto panoramico. Possiamo ammirare la bellezza dei monti circostanti del Laceno, quindi abbiamo il Monte Raia Magra, abbiamo le Ripe del Moggio, abbiamo le pendici del Cervarolo e alle spalle il Cervialto. Possiamo addirittura vedere più in fondo il Monte Terminio, quindi ci troviamo nelle zone dei monti limitrofi. Il lago quest'anno appare in tutto il suo splendore, sia per le forti piogge che ci sono state nei periodi precedenti, sia anche per le nevicate che ci sono state. Ci troviamo in una zona con una biodiversità incredibile per quanto riguarda la vegetazione. Noi abbiamo un'essenza principale che è quella del faggio, poi mista ovviamente ad altre essenze arboree come può essere quella dell'agrifoglio, quella del tasso baccato, in alcuni punti anche quella dell'abete bianco, molte piante anche di acero che sono spettacolari soprattutto nel periodo autunnale per i loro colori sgargianti dal rosso al giallo dorato. Per quanto riguarda la fauna, ovviamente qui c'è un po' tutto ciò che ci si può aspettare sull'Appennino, quindi dalla volpe al tasso, alla faina, alla lepre, fino anche ad arrivare al re dell'Appennino che è il lupo. La sgargiante livrea di una cincia allegra appollaiata sul ramo, un beccaccino che fa capolino dietro una roccia, raccontano di come la natura si affida alla sua proverbiale resilienza anche d'inverno e diventano i protagonisti della fiabesca atmosfera che circonda il lago nel cuore di una conca carsica immersa nel verde dei Picentini. La storia del lago è molto particolare perché ci sono stati anni negli inizi del 1900 dove il lago veramente era ridotto, quindi dove sull'altopiano c'era molto più terreno che acqua. Anni negli anni 60-70 dove il lago era di nuovo su tutto l'altopiano e dopo gli anni 80 abbiamo rivisto discendere il livello del lago. In realtà al di là della deviazione di alcune sorgenti durante il terremoto dell'80 si può dire con tranquillità che essendo il territorio del Laceno carsico, quindi essendoci le grotte del Caliendo, la maggior parte delle sorgenti sotterranee, dei fiumi sotterranei, quando si saturano per le eccessive piogge possono mantenere il lago in superficie, mentre quando nei periodi di siccità scendono e quindi le falde diciamo non sono più piene, non sono più sature, il lago ritorna a defluire verso il basso all'interno delle grotte.
rimanendo solo in un punto dell'altopiano dove probabilmente c'è un inghiottitore verticale, c'è un sifone ormai saturo e otturato che non permette più il deflusso delle acque. Il racconto che corre parallelo alla forza della natura selvaggia incontaminata è quello di tanti giovani che hanno deciso di non lasciare la propria terra per fare e promuovere turismo nell'altopiano con ciaspolate, escursioni a cavallo, sui quad, in bici, proponendo climbing in uno scenario davvero fantastico. Io ero un ciclista, arrivo sull'altopiano, mi innamoro di questo posto e decido di voler lavorare in questa zona. Quindi inizialmente con un'associazione, poi riusciamo a fondare un portale di comunicazione che è appunto il laceno.net, cercando di convogliare tutto ciò che sono le energie di questo posto e le bellezze naturalistiche di questo posto. Giovanissimi che vogliono promuovere questo territorio, qual è il punto di partenza e qual è l'obiettivo ambizioso da raggiungere? Laceno è al centro di regioni come la Campania, come la Basilicata, come la Puglia, e normalmente il bacino di utenza è molto ampio. Normalmente il cittadino campano riesce a raggiungere Laceno in un'ora e un quarto, in un'ora e venti, dalle città di Napoli e Salerno e da Avellino in tre quarti d'ora. Quindi solo se uniamo queste tre province arriviamo ad oltre 3 milioni di abitanti. Noi come il Duomo Trekking effettuiamo varie attività di escursionismo, sia estivo, primaverile e anche invernale attraverso le ciaspolate. Tramite l'accompagnamento come guide ambientali escursionistiche noi riusciamo a condurre gruppi e con le provenienze più variegate dalle regioni poco fa citate. Quindi questo è per quanto riguarda un turismo di prossimità, ma non è detto che con una determinata programmazione, con accordi con strutture ricettive locali, possa in futuro, come anche già stato in passato, arrivare un turismo anche più importante, un turismo che vada fuori dai confini territoriali e locali. Noi siamo nati per dare nuova vita a questo Laceno, che negli ultimi anni è stato un po' strumentalizzato con l'immagine della neve. E il nostro intento è quello invece di farlo vivere 365 giorni l'anno in tutto il suo splendore. A me piace definire Laceno come una piccola miniatura, come una piccola Italia in miniatura. C'è tutto, abbiamo il lago, abbiamo le gole, le cascate, le grotte, la cresta, c'è tutto. Voi siete anche bagnolesi, quindi c'è un rapporto davvero intimo, viscerale con il territorio. Sì, allora per me il Laceno comunque diciamo è libertà in primis, perché comunque quando vieni al Laceno quindi sei libero di fare tutto e ti senti a casa. Poi essendo bagnolese comunque è realmente una casa, quindi quando vieni qua e ogni volta che sali al Laceno comunque ti ritrovi sempre... ti senti sempre spiazzato davanti a quello che riesci ad ammirare con gli occhi. Noi ci stiamo mettendo tutte le forze a nostra disposizione, ci stiamo mettendo davvero il cuore per far sì che questo posto prenda nuova vita. Adesso siamo avvantaggiati tra virgolette dalla questione Covid, che ha spinto molte persone comunque a frequentare questi posti, vedendoli come posti tranquilli, isolati, dove non c'è pericolo. Come sono cambiate le cose, Angelo, con proprio l'esperienza che va avanti ormai da parecchi anni di Laceno.net? Allora, è cambiata tantissimo, perché Laceno.net nel 2009, come dicevo, nasce da una passione personale, quindi semplicemente un piccolo progettino digitale di comunicazione tramite i canali social che all'epoca erano proprio agli inizi, quindi semplicemente pubblicando delle fotografie cercando di far appassionare le persone alla località. Successivamente mi sono reso conto che questo modo di interagire poi con l'utenza cercava di creare una relazione con il turista e la località. Con il tempo la disponibilità nel dare sempre informazioni e cercare di trovare sempre il punto nuovo, il video nuovo dove il turista potesse conoscere il Laceno da un punto di vista diverso, ha creato un legame proprio d'amore tra il turista e il Laceno. Attualmente possiamo dire che anche
sembra brutto dire grazie al Covid, ma diciamo in conseguenza dei lockdown, delle varie restrizioni, abbiamo un altopiano che si sta ripopolando di quel pubblico che avevamo voglia in passato di portare qui alla cena. Partendo da un discorso un po' generalista, quando si parla del Sud Italia e dell'Appennino come carente di servizi, però ricco di bellezze, abbiamo voluto dare proprio quello. Noi cerchiamo di dare la bellezza del posto, renderlo familiare e creare una grande famiglia. Questa grande famiglia sta crescendo sempre di più e di conseguenza l'altopiano dell'Aceno, con le sue particolarità prettamente naturalistiche, sta diventando un punto di riferimento. La bellezza del posto, denominata Domus Deorum da Giano Anisio, ha sicuramente incantato San Guglielmo. Faceva vita contemplativa il santo, priva di ogni conforto umano. Poi verso la fine del 1131 si diresse alla volta del Goleto. Questo suo passaggio sull'Aceno è stato esaltato da Ambrogio Salvi e da Michele Lenzi, che con il suo bellissimo affresco su Maiolica aveva reso immortale il passaggio del santo. Umberto, siamo quasi a pelo dell'acqua, insomma, sul bordo del lago, che è straordinariamente carico quest'anno, e vediamo una grotta. È un luogo anche di fede, di folklore, di grande tradizione religiosa. Sì, questo è uno dei vari punti di interesse che si possiamo trovare sull'Aceno, ed è la grotta di San Guglielmo, uno dei luoghi in cui San Guglielmo, durante il suo cammino, che poi si concluse a Sant'Angelo dei Lombardi, si fermò intorno all'anno 1118, e si dice, secondo la leggenda, che qui apparve la Madonna dicendo: non è stoc loco, da qui significa non è questo il luogo, perché lui doveva spostarsi verso l'abbazia del Goleto. Da qui i bagnolesi quindi hanno fatto nascere la Madonna di Santa Nesta. In passato c'era una cappella qui, mentre invece ora si vede c'è quella chiesetta che si trova dall'altra parte del lago. Noi in zona possiamo vantare alcuni punti chiave del turismo religioso. Per esempio, a Caposele abbiamo Maten Domini, San Gerardo, a Sant'Angelo dei Lombardi l'Abbazia del Goleto e poi Monte Vergine. Questi tre punti della fede possono anche essere attraversati attraverso un cammino che potrebbe essere considerato, ed è considerato, proprio il cammino di San Guglielmo, il quale si doveva spostare verso l'Abbazia del Goleto. I cammini poi in genere sono una nuova versione del turismo, ed è effettivamente turismo perché un cammino porta a pernottare l'escursionista per più giorni. Con questo Covid, in cui tante persone vogliono respirare aria pulita, essere all'aperto, il Aceno non si trova per niente impreparato, c'è una grande offerta. No, ci siamo fatti trovare abbastanza preparati, diciamo, rispetto agli altri anni. Quest'anno abbiamo visto un po' di incremento in più, anche perché la gente vuole respirare un po' di aria pulita, e all'Aceno ce n'è tanta di aria pulita. Siamo all'ombra di un maestoso albero, che cos'è? Allora, siamo all'ombra di un pero selvatico, un posto che per noi ha un significato importantissimo, perché questo è un punto di smistamento delle tantissime attività escursionistiche che ci sono all'Aceno. Siamo appunto nel piano della Cernese, che è alle spalle dell'altopiano dell'Aceno. Andando in direzione opposta, noi raggiungeremo la provincia di Salerno, la località di Acerno, e abbiamo alle nostre spalle il Monte Cervialto, 1809 metri, la vetta più alta dei Monti Vicentini. Abbiamo ancora più dietro il Monte Cervarolo e di fronte a noi il Monte Raia Magra. Quindi qui si concentrano le tre vette più alte dell'altopiano dell'Aceno. Volevo fare solo un passaggio in questo punto, ricordando il poeta Domenico Carrara, che ci ha lasciato, e in questo punto, proprio post-Covid, abbiamo parlato del tempo sospeso, cioè ciò che abbiamo investito durante il lockdown per dare linfa alle nostre attività e soprattutto all'attività turistica qui all'Aceno.
Mario, una bella passeggiata sul pianoro lacernese, un po' lo snodo dei turisti che arrivano per fare esperienze sul territorio. Quelle che proponete con la tua associazione le definiamo 2.0, dici? Le definiamo 2.0 perché vogliamo dare un po' la svecchiata al solito escursionismo. Noi ci concentriamo un sacco sui percorsi d'acqua, sull'arrampicata, su quello che è il trekking notturno e su tutto quello che è diverso dal solito escursionismo. Il Laceno ha tanto da offrire, infatti ci sono varie attività qui sul Laceno proprio di intrattenimento, a partire da parco giochi per i bambini, o anche solo il semplice noleggiare un risciò e farsi il bellissimo giro del lago che qui abbiamo circondato dalle nostre montagne, vi lascerà sicuramente un bellissimo ricordo. Il fascino delle vette, il mistero delle grotte, vivere e sentire il Laceno significa approdare in un luogo altro, lontano dai rumori e clamori della città, per immergersi nella natura. Mario, siamo venuti a guardare, ad ammirare la sorgente della Tornola, un territorio davvero incontaminato, una delle tante bellezze dell'altopiano del Laceno. Sì, praticamente siamo nel tratto finale della sorgente Tornola, che poi è quella che rifornisce il nostro acquedotto di Bagnoli, quindi noi abbiamo un acquedotto indipendente. È proprio qui che voglio parlarvi delle nostre attività con l'acqua. Noi ci concentriamo in questo periodo fino a tarda primavera, quando c'è acqua in abbondanza, proprio sulle attività fluviali, acquatiche. A Laceno ci sono svariati posti dove incontrare l'acqua, torrenti, cascate, ruscelli, e noi poco conosciuti anche, quindi noi stiamo cercando di riportarli alla luce. Sono i tempi del coronavirus, sembra quasi che questo coronavirus ci abbia chiuso nelle case, ma abbia fatto letteralmente esplodere la natura. Sono arrivate video e cartoline un po' da tutto il mondo in cui davvero la natura sembra essersi riappropriata dei propri luoghi, delle proprie anime. Sì, perché da una parte il Covid ha rovinato un po' tutto il fattore sociale della nostra vita, un po' stretto alla nostra socialità, però un fattore positivo è che ci ha dato una larga veduta sulle cose che ci eravamo dimenticati, sulla vera natura, sul stare in montagna ed dello stesso di scoprire i nostri luoghi che erano andati perduti. Un turismo lento, quindi siamo poi rientrati in contatto con noi stessi. Sì, siamo entrati in contatto con noi stessi di nuovo dopo parecchio tempo e penso che sia una delle cose più belle che poteva succedere nonostante questo periodo abbastanza brutto. Ma perché fa bene la montagna? Perché prima di tutto respirare aria pulita, quindi fa bene proprio a livello di salute, e poi comunque quando stai in montagna ti liberi molto con i pensieri e tutto, diciamo, lo stress che accumuli in città. Franco Giannoni, siamo all'interno di quella che è la cosiddetta zona dei residence dell'altopiano del Laceno. I residence e gli chalet, le due anime insomma di questo altopiano, che raccontano anche i due tipi di vivere il turismo. Esattamente, questo è uno dei grandi obiettivi che ci siamo posti in questi anni, quello di unire queste due anime, che poi in realtà due anime differenti non sono. Noi parliamo di area villaggio e di area residence perché nel corso degli anni, a seconda delle stagioni, c'è un turismo che si è concentrato su un'area o su un'altra. Invece noi, tramite l'escursionismo e tutte le attività outdoor che si possono fare qui a Laceno, abbiamo dimostrato che semplicemente a piedi noi possiamo unire queste due anime, e quindi il Laceno non è diviso, ma il Laceno è unico e quindi va vissuto nella sua completezza, sia con la parte villaggio sia con la parte residence. Abbiamo raccontato un Laceno che cambia pelle ma soprattutto mentalità. Ecco, cosa manca a questo altopiano per essere davvero epicentro del turismo in Campania? Credo che manchi proprio ciò che hai nominato, il cambio di mentalità, ma un cambio di mentalità che dobbiamo fare tutti noi, operatori turistici e turisti soprattutto. Dobbiamo innanzitutto, prima di creare offerta, prima di offrire servizi, dobbiamo capire noi stessi che abbiamo tra le mani una potenzialità enorme, che questo altopiano può rilanciarsi, che questo altopiano può essere il punto di svolta del turismo escursionistico e del turismo naturalistico campano, e che questa zona può diventare effettivamente quel polo che abbiamo sempre sognato. Mi
Michele, in questo inverno, ai tempi del coronavirus, abbiamo rivisto tantissimi turisti e soprattutto abbiamo detto tutti quanti amiamo il Laceno, e la tua associazione si chiama People Love Laceno. La storia inizia qui. Voi come associazione avete recuperato il grande patrimonio storico e tutto inizia da quella brochure. Sì, infatti è stato fantastico ritrovare un po' di tempo fa questa brochure, il Laceno, Gemma dell'Irpinia, datata 1919, e da lì è un po' nata questa idea, anzi questa piccola grande idea, e abbiamo ricreato questo museo, si chiama Laceno Natura e Storia, in cui ripercorriamo ben 200 anni dell'Altopiano. Infatti non possiamo non ricordare l'ingegnere Giannoni e ovviamente le nostre, i nostri impianti scistici. Poi ovviamente ripercorriamo su questa parete due importanti eventi, cioè il Laceno d'Oro tra il 1959 e il 66, il Festival Cinematografico, grazie anche a Pierpaolo Pasolini che ci ha regalato in quegli anni un'esplosione mediatica impressionante. E poi bellissimo ritrovare questa delibera del nostro comune datata 28 settembre 1959, in cui si inaugurava l'impianto di illuminazione sull'Altopiano. Ripercorriamo un po' l'angolo del cacciatore, il famoso specchio per le allodole. Cos'è lo specchio per le allodole? È uno strumento d'inganno che veniva usato dai nostri cacciatori dell'epoca, in cui loro, appostandosi dietro a qualche siepe, facevano ruotare la testa del bastone simulando lo specchio d'acqua e riuscivano a cacciare i loro obiettivi. Una cosa molto interessante sulle rive del lago: nel 1902 c'era il poligono di tiro dell'esercito italiano. Infatti questi proiettili in piombo e varia oggettistica è stata ritrovata sulle rive del lago. L'angolo del pastore, perché abbiamo sia la pecora bagnolese e sia la nostra mucca podolica, che è libera di girare nelle nostre montagne, e ovviamente ed è una cosa più unica che rara. Infatti facciamo rivedere sempre in esposizione il collare del cane pastore per difendersi proprio dal nostro lupo irpino. Qui c'è un'altra stanza, un altro locale in cui raccontate la quotidianità di Bagnoli. Quale miglior modo per raccontare queste nostre tradizioni? Ma iniziamo dagli antichi usi dei nostri nonni, dei nostri genitori. Devo dire che tantissimi di questi oggetti sembrano spazzatura, ma hanno ancora tanto tanto da raccontare, soprattutto alle generazioni future. Ebbene, e questo qua, questo braciere, questo qua era per i piedi, questo invece è un braciere, quando l'abbiamo acquistato nessuno sapeva cosa fosse ed era venduto in due pezzi. Ma questo non è nient'altro che il nonno del nostro stendipanni. Ecco, quindi i panni venivano adagiati ed e lasciati ad asciugare con la brace. Il termosifone. Perfetto. Parecchi non se lo ricordano, perché sono le nuove generazioni, quello strumento non l'hanno ancora provato. Che cos'è quello strumento? Quello è un battipanni. Sembra strano, oggi sparito nelle nostre abitazioni. Prima faceva parte del quotidiano e parecchi ragazzi, ahimè, lo hanno provato. Sulla propria pelle? Sulla propria pelle. Lo possono testimoniare. Molto divertente, spesso facciamo vedere ai nostri fruitori, questo qua non è nient'altro che un'antichissima unità di misura. Cioè il pastore, per vendere il burro, cosa faceva? Prendeva questa forma, spalmava il burro all'interno e una volta colmo lo andava a rasare e vendere quel pezzettino. Infatti c'è raffigurata una mucca e qua c'è scritto 500. Michele, un museo delle attività, ma soprattutto People Love Laceno, che è un'associazione che promuove il territorio, di cosa si occupa? Allora, questa nostra associazione, piccola, grande associazione, perché è piccolina, ma fatta secondo me di grandi persone che hanno anche una volontà di programmare, di sviluppare questo nostro altopiano. Non è che vogliamo occuparci di fare turismo, noi ci occupiamo di creare i presupposti per farlo. La tua è una storia nella storia, tu studiavi ingegneria, vieni da una famiglia di imprenditori del Laceno, che cosa è successo a un certo punto? C'è stato un momento in cui stavo studiando ingegneria, ero votato a intraprendere un'altra strada, ma qualcosa in me mi ha sussurrato, mi ha citofonato. Quando vedi tutte queste foto, questi volti, questi strumenti, che cosa provi?
devo dire, tanta, tanta emozione. Perché rivedere in passato cosa hanno fatto quelli che ci hanno preceduto mi fa venire tanta voglia di starci anche io qui sopra un giorno, di fare anche qualcosa di nostro, qualcosa di veramente nuovo. Ci possiamo provare. Thank you.